le ricerche in materia di edilizia sostenibile e antisismica dell'Università di Trento si svolgono nei laboratori della Facoltà di Ingegneria. 6 corsi di laurea, 4 dipartimenti di ricerca, più di 3.000 studenti. All'avanguardia negli scambi internazionali, nei progetti di ricerca, nei rapporti con le imprese, nel livello didattico, da anni la Facoltà di Mesiano è ai vertici tra tutte le facoltà di ingegneria d'Italia nella classifica annuale del Censis. Qui come dipartimento nel campo del legno siamo impegnati su 2 grossi filoni di ricerca, il legno nella costruzione moderna e il legno nella costruzione antica, quindi il tema della riabilitazione, del consolidamento statico. E come potete vedere qua ci sono appese alla parete 2 capriate storiche, una del Teatro Sociale di Trento e una del Teatro Zandonai di Rovereto, che abbiamo testato qui, non portate a rottura, e sono rimaste qua a memoria di quello che abbiamo fatto. Mentre invece dall'altra parte potete vedere una costruzione nuova, quindi le prove su pareti intelaiate o pareti a legno massiccio a tavole incrociate, sottoposte a carichi verticali e carichi orizzontali simulanti il sisma. In particolare quello che potete vedere è una parete per un consorzio di imprese trentine, su una ricerca finanziata dalla provincia autonoma di Trento, proprio perché c'è un forte interesse dell'industria trentina per costruire queste nuove case con il legno e con pareti totalmente di legno. È una struttura, quella a lignea, che è sicuramente interessantissima per velocità di costruzione, per salubrità dell'ambiente, per la cosiddetta fisica tecnica, quindi il comfort ambientale all'interno, ma anche da un punto di vista strutturale sicuramente è una costruzione interessantissima perché abbatte le masse, i pesi propri della struttura, con il che favorisce appunto il comportamento sismico, in quanto l'azione sismica è direttamente proporzionale alla massa strutturale coinvolta nell'oscillazione. Ciò che differenzia le costruzioni sismoresistenti sono i particolari costruttivi, che devono essere in grado di conferire alla struttura la capacità di sopportare sollecitazioni di tipo sismico. Tali peculiarità devono essere verificate in laboratorio, necessariamente in laboratorio, con prove mirate alla valutazione dei livelli di sicurezza di questi elementi strutturali nei confronti di sollecitazioni cicliche, ripetuta nel tempo a elevati livelli di sollecitazione. Le caratteristiche del laboratorio di Trento sono quelle di poter eseguire delle prove su costruzioni in vera grandezza fino a 3 piani con carichi verticali e carichi orizzontali in 2 direzioni ortogonali fra di loro, caratteristica unica nei laboratori europei. Le competenze degli ingegneri trentini in materia di edilizia antisismica sono state immediatamente messe a disposizione dopo il tragico terremoto in Abruzzo, sia per la costruzione di casette in legno antisismiche che per il trasferimento di conoscenze e competenze agli studenti aquilani. A seguito del terremoto avvenuto all'Aquila, il laboratorio è stato chiamato a svolgere una serie di prove sperimentali su elementi strutturali come pareti di costruzioni in legno e che è oggetto di prove anche in questo momento. Si tratta di prove atte proprio a misurare la capacità di resistenza a sollecitazioni orizzontali. Le 300 casette antisismiche, finanziate dalla provincia autonoma di Trento, costruite e installate dalle maestranze trentine, hanno ridato un tetto a più di 1.000 terremotati. 35 studenti, ricercatori e dottorandi dell'Università di Trento per 7 settimane sono stati nei luoghi del sisma per redigere le schede tecniche di agibilità di centinaia di edifici. Queste competenze, derivate dalla ricerca condotta nei laboratori trentini, sono state poi trasferite agli studenti aquilani. La nostra attività si è limitata soltanto ad un trasferimento di conoscenze, in quanto parlando con i miei colleghi dell'Aquila
Abbiamo, diciamo, concordato di fare una serie di seminari, circa 4 seminari, nei quali parlavamo degli edifici di legno e soprattutto delle tecniche costruttive in legno, in modo tale da sensibilizzare i giovani studenti di ingegneria e di architettura della Facoltà di Ingegneria dell'Aquila alle problematiche proprio delle costruzioni in legno, in modo tale che fossero pronti a progettare nel futuro edifici in legno. E questo perché in Italia esistono solo pochi corsi che affrontano le problematiche del legno. A Trento ne abbiamo 2, uno di carattere più strutturale e uno di carattere più costruttivo. E quindi ci è sembrato opportuno cercare di trasferire queste nostre conoscenze ai nostri colleghi e agli studenti aquilani in modo tale da poter così sviluppare le costruzioni in legno anche in questa area.